Sono state regolamentate le attività di volontariato svolte dai cittadini extracomunitari, richiedenti protezione internazionale e ospitati nelle strutture di accoglienza nel territorio fanese. È stato infatti firmato in prefettura il protocollo d'intesa per l'accoglienza dei rifugiati che ha un anno di validità. Nasce dalla necessità di consentire da un lato a questi giovani, prevalentemente giovani, migranti di poter comunque inserirsi sempre di più nel tessuto sociale locale, fornendo anche un'utilità alla collettività locale in maniera chiaramente del tutto libera e volontaria e in condizioni di piena sicurezza. Dall'altra parte, dalla necessità di consentire alle popolazioni locali, ai cittadini, di avere un contatto più diretto con questi migranti, con questi giovani e constatarne anche la volontà di inserirsi e di collaborare con la popolazione locale. Come ricordato dal prefetto, al momento sono presenti 400 profughi in provincia, divisi in 18 strutture. Nel capoluogo pesarese il progetto di volontariato ha già preso il via da diverso tempo ed ora anche nella città della Fortuna i rifugiati richiedenti asilo politico potranno dare il loro contributo alla collettività. Sì, sono diverse le possibilità che hanno. Si tratta dalle piccole attenzioni che ci sono nella città come il taglio dell'erba, ma anche aiuto a dei servizi che vengono svolti. Per esempio abbiamo delle associazioni che gestiscono delle spiagge, mi viene in mente la spiaggia dei talenti, ma vuole avere anche un obiettivo culturale, quello di far comprendere anche i disagi e le storie umane che ci sono dietro queste persone. Quindi è un insieme di cose, una sfida culturale e dall'altra parte dare una dignità e una possibilità di essere protagonisti all'interno di una comunità che li accoglie.